Sono Riccardo Gennaioli, funzionario storico dell'arte, direttore del settore restauro arazzi e tappeti, che è ospitato in un ambiente molto particolare, la Sala delle Bandiere in Palazzo Vecchio. Sala così denominata perché durante gli anni di Firenze capitale ospitava le bandiere dei comuni del Regno d'Italia. L'allestimento del moderno laboratorio risale alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, quando fu avviato un importante progetto di restauro dedicato alla preziosissima serie degli arazzi con storie di Giuseppe Ebreo, uno dei capolavori dell'arte del Rinascimento, commissionata da Cosimo I de' Medici, realizzata su cartoni di Pontormo e di Bronzino. Da quel momento poi il laboratorio ha continuato ad operare all'interno di questo ambiente. La tipologia di intervento applicato dal settore è una perfetta sintesi tra rigore metodologico e scientifico da un lato e lavoro manuale dall'altro. Come di consueto, ogni opera che entra all'interno del laboratorio, sia nel caso degli arazzi sia nel caso dei tappeti, è sottoposta a una serie di indagini che hanno lo scopo di chiarire la natura dei materiali, la struttura costitutiva dell'opera stessa, e sulla base poi di queste indagini viene sostanzialmente, caso per caso, calibrato l'intervento di restauro. Il nostro intervento di restauro prevede l'integrazione sia della materia che dell'immagine. Di conseguenza sia i materiali sia il colore, cioè i filati colorati che inseriamo, sono di primaria importanza. Per noi il colore però non è soltanto un colore, ma è composto da tantissime sfumature che il nostro occhio è ben abituato a distinguere, a riconoscere e soprattutto a saper scegliere, proprio perché il nostro intervento deve andarsi ad integrare rispetto alla materia originale. Qui nel nostro laboratorio di tintoria prepariamo i materiali utili per il restauro. Abbiamo un campionario di ben 3.000 ricette, chiaramente sviluppate nel tempo, che ci permettono di effettuare e di creare tantissime nuance di colore. È un lavoro dall'ampio rigore scientifico, fatto di proporzioni e di tempi precisi che servono per ottenere una tintura perfetta. Quello che infatti è necessario ottenere è la ripetibilità delle ricette e soprattutto la stabilità nel tempo e alle condizioni ambientali, quindi non soltanto all'umidità ma soprattutto anche alla luce. Di conseguenza dobbiamo utilizzare dei coloranti sintetici che ci garantiscono questa stabilità. Si parte chiaramente dalla preparazione dei materiali, quindi prepariamo e rocchettiamo le nostre matasse, prepariamo le soluzioni madre a partire dalle polveri coloranti, dopodiché otteniamo la soluzione che vogliamo tramite la ricetta che abbiamo a disposizione e dopodiché tingiamo. Una volta tinto e asciutto il filato, lo arrocchettiamo nuovamente ed è pronto per essere utilizzato nel nostro restauro. Se lo stato di conservazione dell'opera ce lo consente, utilizziamo il metodo cosiddetto integrativo a trama allargata, che garantisce di fatto la riconoscibilità dell'intervento di restauro. Attraverso questa tecnica è possibile il ripristino contemporaneamente della struttura dell'intreccio tessile e anche il completamento cromatico e figurativo laddove è possibile. Per fare questo utilizziamo le nostre mani, l'ago è tutto realizzato a mano, sfruttiamo questo particolare tavolo a mattonelle. L'opera che abbiamo davanti è un arazzo della seconda metà del XVI secolo, un meraviglioso manufatto realizzato a Bruxelles e rappresenta l'invenzione delle arti liberali e meccaniche. Oggi è conservato al Museo del Duomo di Modena.